Buongiorno a tutti, oggi vi porto in un luogo fantastico, guardate dove sono. Questo prato è meraviglioso, è pieno zeppo di fiori gialli fantastici, ma dove vi porto oggi? Oggi sono a Padova, Comelico Superiore, Dolomiti, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, e l'idea è quella di effettuare un piccolo trekking fotografico con l'intento di fotografare i fiori che stanno sbocciando proprio in questo periodo e andare anche a visitare l'acqua a Puzza, che è una sorgente sulfurea molto interessante che ha tra le sue caratteristiche un'acqua particolarmente importante dal punto di vista curativo. Si narra di proprietà ottimali per la cura delle patologie respiratorie. Però, bando alle ciance, ora parto, seguitemi, perché l'idea di fare tante belle fotografie, vi racconterò un po' come effettuerò gli scatti, risaliremo poi il fiume che porta la sorgente e quindi c'è tanta roba da vedere. Guardate il video fino alla fine perché credo ne valga assolutamente la pena. Questo cartello racconta perfettamente dove mi trovo in questo momento. Ora sono qui, dove ci sono le terme delle Dolomiti. Mi trovo a 1313 metri sul livello del mare. Qui c'è Campo Trondo, dove in inverno c'è una bellissima pista da sci. E guardate che montagne meravigliose che si aprono. Abbiamo il Monte Jarnola, la Forcella Valdarin, la Croda da Campo, 2712 metri, il Torrione Canal. Poi abbiamo la Croda di Ligonto, Cimambata, la Croda di Auronzo, Cimabagni, e poi tutto il Monte Popera, fino ad arrivare alla Cima 11 e alla Croda Rossa. Il Passo della Sentinella, esattamente qui, si trova lì così. Lì c'è il Passo della Sentinella. Vedete qui dove c'è questa bellissima colonia con il tetto verde smeraldo? Ho da poco superato il torrente Padola e mi sono addentrato nel sottobosco. Guardate che meraviglia! Abbiamo dei colori spettacolari, ci sono dei verdi accesi veramente fantastici. Ecco che in questo momento diventa quanto mai essenziale imparare ad osservare. Guardate questi fiori, sono piccolissimi. Questa è la mia mano. E guardate la delicatezza di questi fiori. Adesso tiro fuori la macchina fotografica e provo ad effettuare qualche fotografia macro. Qui sopra c'è una piccola coccinella che sembra quasi voglia accarezzare quel petalo di fiore. Fantastico. Questo cavalletto è molto comodo perché riesco ad abbassarmi abbastanza al terreno in modo tale da riuscire ad avere un punto di ripresa ottimale per la fotografia dei fiori. Questo fiore è fantastico, è caratterizzato da un bianco, da un punto di bianco eccezionale, e sopra i petali ci sono delle piccole coccinelle che stanno camminando, per cui terrò i tempi di scatto leggermente più veloci per evitare il morso dell'insetto. In questo momento ho alzato un attimino gli ISO per poter avere dei tempi di scatto leggermente più veloci. Sono a un centesimo di secondo, F8 e ISO 850. La composizione va tendenzialmente a racchiudere tutto il fiore nel fotogramma e la cosa che mi interessa molto è riuscire ad avere uno sfondo studiato in modo tale che lo sfondo contribuisca in modo attivo alla riuscita finale della fotografia. Vediamo che cosa salta fuori. È chiaro che in queste situazioni di luce la messa a fuoco deve essere chirurgica per avere, se non altro, l'insetto perfettamente a fuoco. Dopodiché io non uso mai, per abitudine, per scelta di filosofia, non uso mai il focus stacking, per cui le fotografie che faccio sono un'unica fotografia con il fuoco esattamente in un unico punto. Anche se chiudo particolarmente il diaframma, ovviamente non riuscirò ad avere tutto il fiore a fuoco, però preferisco non usare il focus stacking perché mi piacciono di più le foto
le fotografie naturali e con la fotografia che ha l'effetto tipico del diaframma che decido di utilizzare in quel preciso momento. Comunque seguitemi, vediamo che cosa salta fuori. Questo è il cavalletto, guardate com'è posizionato, e questa è la fotocamera sulla quale ho montato un 105 micro Nikkor 2.8, ottica spettacolare. L'aspetto più interessante di queste situazioni sta nel fatto che ad ogni passo si possono trovare dei fiori diversi e dei microcosmi fantastici. Guardate, ad esempio, sotto questo albero, come hanno giocato in modo esemplare le radici e il microcosmo che si è venuto a creare alla base delle radici stesse. Guardate, questo è il tronco che scende e guardate che meraviglia. Qui abbiamo dei licheni che si appoggiano sulla corteccia e sotto il microcosmo fatto da piccolissime foglioline e da delle erbe molto particolari che si aggrappano proprio alla base delle stesse. Molto bello. Adesso verrò qui con la macchina fotografica e proverò a fare uno scatto anche di questa piccola meraviglia. Come avrete potuto notare dalla fotografia effettuata in controluce, lo sfondo è completamente diverso, molto più morbido e pastellato rispetto alle altre fotografie. Se andate nella descrizione del video qui sotto troverete tutta l'attrezzatura che utilizzo con il link se vi interessa eventualmente approfondire l'utilizzo del cavalletto piuttosto che il tipo di macchina fotografica che utilizzo o l'obiettivo. Io sono da sempre Nikonista. Utilizzo una 750, una D750 full frame, fa delle foto a mio modo di vedere eccezionali. E tra i vari obiettivi che solitamente amo utilizzare c'è proprio il 105 micro Nikkor perché mi piace molto effettuare la fotografia macro, quindi la fotografia di dettaglio con i particolari. Dopo un'altra serie di obiettivi che mi servono a seconda della circostanza per effettuare panorami piuttosto che delle fotografie ravvicinate. Questa è una passeggiata meravigliosa perché guardate che cosa possiamo trovare facendo proprio una passeggiata in questo bosco. Bellissima questa civetta. Poi guardate qui. Vi posso assicurare che le dimensioni sono generose perché questa scultura è molto più alta di me. Guardate. Molto molto bello. E questo è il sottobosco, molto rigoglioso. Siamo in piena primavera, anche se dalle temperature non sembrerebbe. E ci sono tutte le piante che stanno germogliando. Guardate, questa qui ad esempio, nella sua sommità, ha tutte queste foglioline che stanno nascendo da zero. Guardate questo tronco, tagliato ad una certa altezza perché immagino verrà utilizzato per ricavare una bellissima scultura. Guardate, fantastico. Diciamo che qui non ci stufiamo mai, le occasioni fotografiche sono tantissime, basta solo con un po' di pazienza guardare quello che c'è e scegliere che cosa fotografare. Guardate la magia dell'acqua, che cosa riesce a disegnare sul terreno. Qui siamo in presenza di acque solforose. Il profumo dello zolfo è sempre più intenso. Provo a vedere se riesco a arrivare vicino alla sorgente. Questa è un'acqua molto preziosa perché alimenta le terme delle Dolomiti, che sono proprio famose per l'acqua che
che è curativa. Qualità soprattutto per quanto riguarda la cura delle patologie delle vie aeree. Guardate, qui l'acqua addirittura forma dei terrazzamenti con delle piccole cascatelle. Guardate che spettacolo. Lì in fondo abbiamo Val Grande e sopra abbiamo il Col Quaternà, che è di fatto l'inizio della spina. Andando verso destra si va nella direzione di Casamazzagno, Comelico Superiore, che è un comune favoloso. Venite a visitare il Comelico perché è fantastico. Ora ci troviamo in una zona giustamente recintata per andare a salvaguardare la sorgente. Regola di Casamazzagno, Comelico Superiore, sorgenti acqua puzza, solfate, magnesiache, bere e rispettare. Veramente un posto fantastico. Tra l'altro qui hanno avuto la bellissima idea di creare questa bellissima fontana dalla quale si può assaggiare quest'acqua curativa. Il profumo di zolfo è molto molto intenso e credo che dovessi salire ancora un po', ma mi fermo qui per rispetto dell'ambiente. Probabilmente il profumo non può che aumentare ed essere sempre più insistente. Guardate, bellissima questa è veramente uno scenario mozzafiato. Tra l'altro vegetazione molto ricca, ci sono abeti, pini e qualche larice. Tra l'altro in lontananza, dove vedete le foglie di un colore verde più acceso, sono tutti alberi da foglia che stanno chiaramente iniziando ad essere rigogliosi proprio in questo periodo dell'anno. Sopra c'è la spina che è ancora innevata. Cosa posso dire, cari amici del canale? Venite a visitare questo luogo. Tra l'altro dalla macchina qui ci ho impiegato penso massimo 10 minuti e un quarto d'ora a piedi, per cui il sentiero è molto facile, accessibile. Vi consiglio veramente di effettuare questa gita perché è molto bella non solo dal punto di vista fotografico ma anche dal punto di vista botanico e paesaggistico. Ho trovato numerose specie e vedo se riesco a trovare ancora qualche bella fotografia. Tra l'altro qui in zona c'è la famosa pianta regina, che è una abete di dimensioni imponenti e si chiama la regina proprio perché è l'abete più grande presente in questo territorio. Ora non andrò a disturbare la regina perché preferisco rientrare verso la macchina, perché credo che il tempo stia cambiando, non vorrei prendere la pioggia. Ma guardate questa piantina, che fiori meravigliosi. Adesso provo a fermarmi e a scattare una fotografia. Vediamo cosa succede. In questo momento ho trovato questo piccolo abete che si staglia verso il cielo, vedete? E proverò a ritrarlo con la macchina fotografica dal basso verso l'alto. Gita bellissima quella di oggi, spero vi sia piaciuta. Location strepitosa, a due passi da Padova. Vi suggerisco di venirla a visitare perché veramente merita. Io mi sono cimentato in qualche fotografia sia di macro che di paesaggio, ho provato un paio di lunghe esposizioni dove c'era il ruscello. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale. Nel mio canale tratto di fotografia, di natura, trekking, passeggiate. Io abito nelle Dolomiti di Auronzo di Cadore, patrimonio dell'umanità UNESCO, tre cime di Lavaredo, lago di Misurina, insomma, di cosa stiamo parlando? Di posti meravigliosi. Seguitemi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!
proposito, se andate a visitare il mio sito andreacostagallery.com, racconto un po' come è andata la giornata e approfondisco ulteriormente i luoghi che ho visitato e le scelte che ho fatto, sia nella pianificazione del video che nella costruzione dello stesso. andreacostagallery.com, seguitemi su Instagram se volete restare aggiornati nell'immediato, e ogni tanto pubblico anche qualcosa su Twitter. andreacostagallery.com, ciao a tutti.